Grazie Antonia, oggi porta notizie interessanti, soprattutto perché si mettono in relazione i bambini con l'attività sportiva. Il professor Alberto Villani, che dirige la pediatria generale delle malattie infettive all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è anche presidente della Società Italiana di Pediatria. Ben trovato professore. Buongiorno. Professore, lo sport è stato al centro del congresso di Bologna. Quest'anno il congresso è stato non solo della Società di Pediatria ma anche di altre due importanti società che sono quella di Emergenza e Urgenza, la SIMEUP e di Infettivologia, e questo ovviamente ha ampliato il parterre dei colleghi che hanno partecipato. Lo sport al centro perché c'è ancora tanto da fare come pediatri, i bambini italiani purtroppo hanno un indice di sovrappeso significativo, circa più del 20%, il 10% addirittura obeso, l'attività viene svolta in maniera molto marginale, pensate che solamente un terzo dei bambini in età scolare pratica regolarmente attività sportiva una volta a settimana e solo un quarto riesce a svolgere attività ludica una volta a settimana, quindi c'è veramente tanto da fare e bisogna impegnarsi per favorire l'attività sportiva nei bambini. Ecco, come si può cambiare questa situazione e soprattutto definire l'attività ludica, cioè non giocare davanti a un televisore, ecco quello. Questo è un altro grosso problema che abbiamo e chiaramente i pediatri da soli non bastano, anzi grazie a voi per lo spazio che date a questi temi che sono molto importanti e che possono senz'altro aiutare a favorire, perché l'impegno deve essere coordinato, i pediatri, la scuola, l'informazione, quindi sono tanti gli attori che devono essere coinvolti per favorire l'attività sportiva, che non significa semplicemente fare in modo che i bambini stiano bene, ma significa anche prepararli a un futuro in salute, quindi instaurare degli stili di vita corretti significa far star bene il bambino, ma preparare anche un adulto sano dando delle abitudini virtuose. Senta, quali sono le linee guida della Società Italiana di Pediatria a questo proposito? Proprio perché c'è molta attenzione verso l'attività sportiva, noi abbiamo cercato di elaborare un documento agile che consenta di poter indicare ai genitori e ai pediatri quali sono gli sport da praticare nelle diverse età, e quindi questo già è un principio importante, differenziando quello che veniva detto prima, l'attività ludica, quindi il gioco, da quella che può essere invece un'attività agonistica. E chiaramente ci sono delle indicazioni dettagliate che riguardano tutti gli sport, cercando di favorire nelle fasi iniziali, quindi già dai 3-4 anni, quelle che sono delle attività che impegnino un po' tutto il corpo e favoriscono la conoscenza del corpo da parte del bambino, a delle attività che poi lo impegnino per il coordinamento, per arrivare poi allo sport di squadra. Ma lo sport non è solo attività fisica, significa anche relazione, imparare dei comportamenti sociali virtuosi, il rispetto dell'allenatore, dei compagni, saper vincere e saper perdere, quindi le implicazioni sono non solo per la salute fisica ma anche per quello che è il comportamento sociale e per la salute mentale. Questo implica anche un controllo dell'alimentazione perché va di pari passo, no? Certamente, anche perché tra gli elementi che non favoriscono certo la buona salute, ed è un dato che ha un po' spiacevolmente sorpreso noi pediatri, per esempio tenere la televisione nella stanza in cui il bambino dorme, c'era il 40% dei bambini, oppure un uso esagerato sia di tutti i vari device elettronici, ma anche stare spesso davanti alla televisione chiaramente non aiuta. Quindi lo sport significa anche tenere il bambino lontano da attività sedentarie, e questo è molto importante perché ha tutta una serie di implicazioni che sono, ripeto, non solo per la salute del momento, ma significa anche impostare correttamente le abitudini virtuose che possono accompagnare il soggetto per tutta la vita. Grazie professore, ringraziamo il professor Alberto Villani, direttore di pediatria generale delle malattie infettive dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e presidente della SIP, la Società Italiana di Pediatria. Tra l'altro domani parleremo di un qualcosa che già abbiamo cominciato ad accennare adesso, e cioè di smartphone e adolescenti, quindi cresciamo un pochino più di età, perché infatti c'è il rischio sempre più aumentato di dipendenza in questi casi. Una vera e propria malattia, una patologia vera e propria. Grazie, TG1, a tra poco.